Ciao a tutti amici e bentornati in Tiny Light The Following. Come al solito io sono Amorosh e chi ha schiacciato il tasto mentre vi stavo parlando, fantastico eh. Comunque, sono Amorosh, un sopravvissuto, come lo siete anche voi che state seguendo questa serie nella maniera giusta e guardandola tutta. Fantastico questo. Non come qualcuno che l'ha fatta al cavolo su YouTube e non si è capito un cavolo della storia. La state seguendo nella maniera giusta, nella maniera coerente e quindi andiamo avanti. Amici, scorsa puntata abbiamo trovato una casa con quattro indizi su quattro possibili cose da trovare. Quattro possibili cose da trovare che penso siano armi e che, guardate qua, vi faccio vedere. Qua, ovviamente, nelle missioni, vedete, 1, 2, 3, 4 le andremo a cercare. Poi abbiamo anche gomma bruciata nella tana del coniglio. Gomma bruciata che tra l'altro voglio fare perché è una gara e ci tengo a farla. È vero che tutte le volte dico lo faccio, ma lo faremo. Poi abbiamo missioni principali, però voglio fare queste quattro qua. Voglio capire se riusciamo a trovare questa cosa qua. La prima. E ovviamente queste quattro qua ci sbloccheranno il grado, e ci mancano 600 punti circa in questo credente, per passare poi a discepolo. E discepolo potremmo incontrare la madre. Ci dà un completo da accolito. Sei un discepolo, quindi sei tra i pochi che possono parlare direttamente con i senza volte, quindi conoscere la madre anche. Fantastico. Andiamo a vedere però, amici, nella missione. La prima, trova la caverna nascosta sotto la statua. Vediamo. Correte, fanciulli, correte. Anche se correte non potete. Un fantasma dal passato vi insegue tormentato. Trovarono un pozzo dei desideri, in piena vista in mezzo ai sentieri, che scendeva nell'oscurità, senza non poche avversità. Quindi qua parla di pozzo e trovare una caverna nascosta sotto la statua. Quindi io direi, senza indugi proprio amici, sì, prendiamo la macchina. Buongiorno signori, prendiamo la macchina, fottiamocene e andiamo direttamente a fare questa fottuta missione. Ok, quello lo prendo sempre, non c'è niente da dire. Andiamo da questa parte qua e viaggiamo diretti di qua verso, appunto, la nostra nostro obiettivo, che è lì a 900 passametri. La taglio un attimo di qua. Ok, giusto così per fare un po' di giri strani. Su, via amici, non stiamo lì a guardare il pelo nell'uovo. Guardate quanti zombie che ci sono. Ok, bel po' di zombie ci sono. Ora, se noi andiamo di qua, ecco, quell'albero qua. Vedi, dovevamo proprio metterlo lì l'albero. Cioè, se andiamo di qua. Ok, una strada c'è. Strada che in realtà poi va esattamente dove vogliamo noi, probabilmente. Massacro, massacro. Ora, mentre andiamo in macchina, amici, vorrei dirvi che, come vedete, taglio pochissimo in questo gioco, come quasi tutti i giochi che faccio, perché voglio farvi vivere proprio l'emozione. Ok, forse era meglio dare più gas. Voglio farvi proprio, no, il bomber no. Ok, voglio farvi vivere l'emozione di questo gioco nella maniera giusta. Ok, siamo a 300 metri. Dobbiamo verificare una statua. Ok, senza tirare giù il ponte, magari. Vai, 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 vai. Chi è? Serve aiuto. Se mi sentite, allora siete molto vicini. Siamo bloccati in casa. E mio marito, okay, sta morendo. Ok, vediamo un po' dove sono questi qua. Allora, ho fatto zoom, esagerato zoom. Sì, però non ho il... Non ho... Aspetta. Andiamo un attimo avanti. Vi prego. Sì, signorina, un secondo. Ok, adesso forse... Forse vediamo dalla mappa dove ci stavano facendo la richiesta. No. 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 Però siamo vicini, seguiamo la strada. Dovremmo arrivare... In men che non si dica, ne abbiamo preso uno proprio di sportellate. Allora, passiamo da qua. Saliamo su. Un
teoria dovremmo arrivare. Adesso dovrebbe curvare la strada. Qua. Ok. Probabilmente la strada è qua. Scendiamo e andiamo a piedi a questo punto. No, no, ho lanciato la. Forse ho lanciato la mina. Bandito, prendi tutto quello che vuoi. Chi è? Dov'è il bandito? Ah, c'è un bandito qua. Ah, qua ha lanciato per sbaglio, credo, una mina o qualcosa del genere. No, un bandito, mi sa che. Prendi tutto quello che puoi. Dove cavolo sono sti ba. Eccoli qua. Fottuti. Cosa succede? Figlio di puttana! Che cattivi. Ok, sono in due e sono cattivi. Come un cane. Mi stai facendo davvero incazzare! Comunque sono forti, i banditi, non c'è niente da dire. Guardate che agilità. Ok, uno. Nell'altro se la sta fugando. Dove cavolo te la fughi? Oh, codardo! Ognuno per sé. Ah, proprio te la fughi, proprio così se la fuga. Se poi è stanco, adesso gli lancio il martello. Fermati, fermati. Fermati! No, stammi lontano. Fermati! Tu! L'abbiamo. L'ho buttato giù. Volevo fottergli le cose, ma l'ho buttato giù. Va bene. Chi se ne viti. Però intanto, vedete, abbiamo aumentato il grado. Cosa importantissima da fare, più 1500, che non è male. Ora andiamo qua. Se qua ci sarebbe da fare tanica buona, buona tanica. Sì, ho venduto un po' di armi quando ero offline, giusto per prenderci un attimo di soldi, ma non c'era nessun'arma che potevamo comprare interessante. A parte che, come sapete, per quanto riguarda le armi, le compro sempre quando sono con voi, mai da solo, perché sapete com'è. Bisogna farvi vedere tutto. Provviste domestiche ce ne sono un sacco. Ok. Sì, potremmo aprire anche là. È anche vero, però, che dobbiamo prendere, credo, il sentiero che va sopra qua. Sì, è il sentiero giusto. Ok, vediamo le armi. Abbiamo la balestra. La balestra abbiamo 18 dardi. La mazza. È il cavolo qua di piede di maiale porco. Ok. Ok, direi che passando di qua ci siamo. Ok, segui l'indizio. Qua parlava di pozzo. Beh, in realtà qua c'è una scala. Ok, proviamo a uscire. Qua si arrivava in quella piazzetta, se vi ricordavate. Credo, no? Dove andavamo di qua? In quella piazzetta dove c'era la. Ah, qua è dove c'era la madre. Però non è qua che dobbiamo andare. È più so. Qua c'è roba da fregare, no? In realtà, segui l'indizio, è sotto qui. Ok, là c'è qualcosa, in effetti. Ho visto una. Ok, qua c'è una beata ceppa. A meno che. È qua. A meno che siamo qua. Che è sto casino? Cosa sono sti volatili? Sente. Non mi dire che devo andare sotto qua. Oh, occhio a non cadere. Però secondo me sì. È possibile che devo andare qua. Allora, seguiamo l'indizio. Vediamo un po' cosa dice. Correte fanciulli, correte anche se correre non potete. Un fantasma dal passato mi segue tormentato. Trovarono un pozzo dei desideri in piena vista in mezzo ai sentieri. Io non l'ho visto. Che scendeva nell'oscurità senza non poche avversità, a meno che è questo.
A meno che è questo il pozzo. E noi dobbiamo. Là c'è una cassa, in effetti, se vedete. Vedete lì, c'è una cassa. Ok. Possiamo raccogliere anche le alghe subacquee, ma secondo me ci interessa questa cassa qua. Con uno scassinare facile, però sotto l'acqua non è il massimo. Ok, ci siamo quasi. Ok, un po' più indietro. Ok, un po' più avanti. Ok, va. Sotto l'acqua con questo effetto di non è che mi fa capire tanto. Ok, non volevo l'acqua, volevo aprire questa qua. E apri sta roba. Oh, amici! Abbiamo trovato un'arma, fantastico. Come inventario pieno? Cos'è che ha tirato? Ah, questo qua. Ma inventario pieno, inventario vuoto. Ah, forse questi qua rompono le palle. Cacchio. Brutta roba, che cacchio, come inventario pieno? Ma nelle munizioni è pieno? Cioè, ho trovato l'arma, ma me l'ha presa? Ranger, sì. Guardate qua, che bestia di arma! 672 potenza di fuoco! C'è una bestia, guardate la carabina, fa 285. Questa qua è una bestia, voglio assolutamente questi colpi. Però, problema. Siamo pieni di queste munizioni, mi stai dicendo? Buttiamo via. Buttiamo via munizioni per fucile. Via. Sì. Speriamo che siano queste quelle che rompono le palle. Ok, però. No, sempre inventario pieno, da. Cioè, queste le fa prendere, questo da inventario pieno? Forse perché. Vabbè, allora, ascoltate, amici, io devo fare una cosa. Prima di morire. Vai, vai, vai su Crane, vai su Crane. Sta scendendo la vita, ce la facciamo. Ok. Io devo fare una cosa. Piccolo test in mezzo all'acqua, ma assolutamente indispensabile per capire se forse abbiamo pieno le armi, ma possiamo lo stesso. Sì, colpi ce li abbiamo di queste. In realtà là ce ne sono altri di colpi. Ok, forse è perché siamo arrivati al massimo della. Spero. Domanda, da dove cavolo si esce? Da qua, da qua? No. Ma figata è sta arma qua. Si riesce a salire da qua? O forse sì. Forse si va di qua. Si sale di qua. No! Non ci credo, non si è aggrappato. Sto fottuto Crane. Non si è aggrappato, sto fottuto Crane. Andiamo ancora. Fantastico, amici. Abbiamo già fatto una missione. Ne vorrei fare un'altra. Assolutissimamente. Quindi. Ora, sali di qua. Sali di qua. Leviamo la pistola che porta sfiga nel fare i salti. Già capito. La mazza è più da. No, no, no. Devo saltare di lì. Ok. Devo saltare di. Calma, calma. Calmi amici, calmi amici, calmi. Siamo in viaggio amici, siamo in viaggio. Trova la caverna nascosta sotto il faro. Quindi sono uscito di lì, bisognava fare un po' di parkour estremo, roba difficile, insomma amici. Comunque, detto questo, bisogna arrivare. Vai. Bisogna arrivare appunto al faro, che è abbastanza distante in realtà. Però ci possiamo arrivare, ci possiamo arrivare. Ovviamente qua. Via, di qua. Ok, ovviamente questo gioco. Là. In questo gioco, essendo che ci sono i veicoli, ti fanno fare parecchi chilometri in macchina. Perché non farceli assieme? Ecco, poi. Va via che è un piacere questa macchina. Cioè, fa tutta. Fantastico, ok. Che è il ponte. Questa volta. Credo che l'abbiamo totalmente rotto. Perfetto, grande Amon. È veramente difficile guidare questa macchina. Cioè, non sembra, però. Sappiate che è veramente. No, no, il bomber no, il bomber via. Ok. Ha svegliato. No, 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 no,
Ok, questo potrebbe essere un problema. Ok.
Questo potrebbe essere un altro problema. Ok, abbiamo una serie di problemi, amici. Ok, abbiamo una. Ammetto, abbiamo una serie di problemi. Sono successe cose che non dovevano succedere. Via da qua. 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 Vai giù. Giù dalla mia ambulanza. Dai, vieni. Chi è quello lì? Con il. Calmi. Proprio. Colpo. Ok, ho fatto una figura pessima. Una mazza che fa veramente male. La cosa buona di tutto questo è che abbiamo guadagnato punti. La cosa brutta, amici, è che si è cappottato totalmente la nostra macchina. Whoops. Potremmo avere un problema. Come cavolo facciamo a rigirarla? Via, ripristina posizione. Ok, via. Là. Oh! Avevano pensato a questa catastrofica situazione di Amon Druge, cioè va bene, bravo Amon, grande pilota di sti mezzi, però difficili da mantenere. E quando ti cappotti c'è il ripristino in posizione. Per fortuna, amici, per fortuna. Ora andiamo di potenza qua. Ok, un altro bomber non ci voleva. Passiamo di qua. Ok, siamo messi a metà con la benzina e non siamo messi benissimo con il resto. Lì ci potrebbe starci un salto. Ci poteva stare un salto, però è stato meglio non farlo, a giudicare dalla macchina e lo stato pietoso in cui è questa macchina. Andiamo da questa parte qua, va. Poi andiamo di qua. Sempre 2 km. Ahi, attenzione a quel caso lì che non va mica tanto bene. Tanto stiamo facendo la strada dove eravamo prima. Più o meno, grosso modo. Sempre 2 km. Cioè, più ti avvicini. 1 km, attenzione. Poteva mettere meno di. Cioè, 1,9 km, 1,8 km. No. Quando siamo vicini inizierà a scendere rapidamente. Prima, no. Comunque. Continuiamo la nostra. Attenzione allo sputacchio. Fottuto sputacchio. La macchina ha traballato un po' dal fottuto. No, questo no, devo stare attento. Dovuto, non posso neanche curarmi. Ok, passiamo di qua. Ok, tagliamo di qua. Passiamo di qua. Ok, con calma adesso, perché è lì, quindi dobbiamo passare per forza di qua. Credo. Consultiamo un attimo la mappa. Dunque, noi dobbiamo andare. E dove cavolo è? Qua. No, dove cavolo è? Dove cavolo. Dove. Non vedo il puntino giallo. Non vedo il puntino giallo. Scusate, un attimo. Ma che cavolo mi sta facendo vedere? Cioè, beh, questo sono io. No, questo è un superstite. Dove che cavolo sta facendo vedere sto minchione di mappa? Cosa sta facendo? Questo su qua sono io, sì, Dune. Genera. Non ci sto capendo. Qua sì, è dove si. Ah, ok. Qua la sta. Io provo ad andare di qua. Non lo so, non si capisce una ceppa. Ok. Forse non è stata una bella idea fare il salto così, però la strada sembra giusta. Più o meno. Se vediamo se gira sulla sinistra, direi di sì. Qua? Qua si può andare? No, era solo uno spiazzo, un parcheggio abusivo era. Ok, passiamo di qua. Va bene, vai. Ok, abbiamo dietro pilota a livello. Punto di abilità guadagnato. Abbiamo dietro. Però la nostra macchina adesso va di brutto. Avevamo dietro i corridori. Però la nostra macchina viaggia che è una bellezza ormai. Perché? Perché stiamo andando a tavolo e guadagniamo un sacco di punti in questo.
a fare queste kill qua. No, 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 vai di qua, vai di qua. Ok, via di qua. Eccolo là, il faro, lo vedete? No, 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 questo esplode. Ecco, esploso. Fottuto. Ok, potrebbe essere un problema questo. Ok, abbiamo resistito alla grande. E abbiamo fatto un sacco di punti, se vedete. Siamo... cioè, il livello 7 è già quasi a un quarto. Ok, siamo dentro la zona. Quindi a questo punto stoppiamo un attimo. Allora, trova la caverna nascosta sotto il faro. Cioè, qua c'è una caverna. Cioè, mi stai dicendo che qua nascosto c'è una caverna. Ok. Trova. E troviamola. Se si riesce, ovviamente. Ecco, io ci proverò, però. Ok, qua... Crane non si arrampica a un coso alto un metro. A cose alte 4 metri si arrampica con grande agilità. Cose di un metro no. Allora, la caverna è nella parte gialla, quindi potrebbe essere qui, qui, qui. Allora, questo è il faro. Parliamo subito che questo è il faro. Sbloccato anche il rifugio. Fantastico. Qua c'è una macchina. Possiamo depredarla, vediamo se... ok. Perfetto. Poi ovviamente voi avrete sicuramente la curiosità di vedere la pistola, ma ce l'ho anch'io questa curiosità di vedere la pistola quanto spara. Ora dobbiamo stare dentro il giallino, quindi è sicuramente sotto qua la caverna. Cioè sicuramente, potrebbe essere sotto qua. Io una sparata con la pistola a questo zombie me la farei, eh. Non so voi amici, ma... una sparata di quelle. Morto. Un colpo secco proprio. Ci teniamo questa pistola perché è stato un grandissimo acquisto. Ora troviamo questa benedetta caverna sotto il faro. Dove cavolo è? Potrebbe essere di qua. Io qua non vedo l'ombra di una caverna. Potrebbe essere qua. Qui sotto. Guardate, il paesaggio è fantastico comunque. Potrebbe essere qui? No. Io ho paura di cadere e spaccarmi le gambe. Appunto, qua siamo fuori dalla zona. Con Crane che non si aggrappa manco a pagare adesso. Sto fottuto di un Crane. Adesso non abbiamo il rampino. E sono sceso brutalmente. Cioè Crane si è fatto male scivolando da un metro. Ok, poco male. Possiamo riraggiungere il faro passando da qua. Usiamo un altro pronto soccorso. Cioè Crane si è fatto male scivolando così. Ok, il problema è che qua non si vede una ceppa. No, non dirmi che devo rifare... ma che... si scivola da un metro e si fa male. Ma che cavolo, Crane. Ok, bisogna fare il giro da qua e tornare su. Mi stai dicendo questo, Crane? Ho tutto, Crane. Trovare sta cavolo di caverna non sarà... ha fatto un'impresa facile. Non so perché, ma... poi ho notato una cosa comunque nelle missioni, eh. No, non dirmi che... no, non c'è la salita da qua, ma è... ma è... ma sono pazzi. Caverna trovata, amici. Era esattamente sotto il faro. Guardate qua. C'è una caverna. Che ci porta in un posto... sentite il... se mi sono fatto... ammetto che mi sono fatto male più di una volta. Però va bene, ok. Ora, segui l'indizio. Che cosa ci diceva? Ci diceva... correte fanciulli, correte anche... ok. E non vedrò altro che il mare dall'alto, una luce sulle onde e via via via, nel loro cuore solo allegria, senza più troppe catene, via dal passato e dalle pene. E via via via, nei loro cuori solo allegria, senza più troppe catene, via dal passato e dalle pene. Ok. Oh, oh, guardate. C'è una serie di trappole. E...
Cioè, tu mi stai dicendo che devo. Poi di qua probabilmente l'uscita. Ok. Ma tu mi stai dicendo. Cioè, che io devo. Ah, posso passare però sotto. Credo. Così. Ok, pensavo di passare sotto, non ci sono riuscito. Pensavo di passare sotto, ma non ci sono riuscito. Va bene, ok, però l'abbiamo trovato lo stesso. Un'altra pistolazza, amici. Tra l'altro, quella bomba lì non ci ha fatto niente. Ma è un'altra pistolazza, la 6 colpi, che ha 381 di potenza di fuoco. Quindi, un'altra bella pistolazza. Fantastico. E un'altra missione fatta. Abbiamo fatto due missioni in questa puntata. Ne faremo una terza e vi stavo dicendo che ho notato una cosa adesso mentre esco da questa grotta, spero. Sì. Sì, ok, di qua. Ok, guardiamo anche sotto perché non si sa mai. Vi stavo dicendo che ho notato una cosa nelle missioni, guardate, vi faccio vedere nelle missioni qua. Vedete, ci abbiamo qua, trova sotto l'albero morto e poi c'è cerca indizi nell'appartamento. Questa qua vuol dire che abbiamo trovato tre obiettivi e questa si andrà a chiudere oppure uno ce lo siamo persi. No, non ne ho assolutissimamente idea di questa cosa. Spero che non ci siamo persi obiettivi. E robe varie, siamo tornati indietro. Il mio senso dell'orientamento è fantastico. Niente, amici, allora vi dico che per questa puntata è tutto. Senso dell'orientamento sbarellato. Ci vediamo al prossimo fottuto video. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento, una condivisione. Ricordate che anche voi siete sopravvissuti, come lo sono io, seguendo questa puntata e questa serie nella maniera giusta. Ciao a tutti! E mi raccomando, le playlist di questi video sono in descrizione. Ciao!